Climbing Spot, collegamenti in corda doppia con i luoghi in cui l'arrampicata è di casa. Buongiorno a tutti e a tutte, bentornate a una nuova puntata di Climbing Spot in collegamento dallo studio di Climbing Radio a Milano. Al microfono Silvia e Roberto. Ciao a tutti, ci sono anch'io, buongiorno. Ciao, buongiorno, Roberto, Silvia. Ciao a tutti. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano e vi ricordiamo come sempre all'inizio due o tre modalità per seguirci. Ci potete ascoltare in podcast innanzitutto andando su climbingradio.it, cercando la sezione del nostro programma o di quello che vi interessa, e lì poi vi rimanda alle varie piattaforme di podcast dove ritrovate tutte le vecchie puntate che abbiamo fatto finora. Dopodiché c'è sempre la diretta su climbingradio.it negli orari in cui va il programma, e poi YouTube, che YouTube, infatti, è quello che preferisce Roberto. Cui, no, non è quello che preferisco, il canale nuovo su cui ci siamo piazzati da un po' di tempo e che dobbiamo un po' far crescere, però insomma siamo anche lì, guardateci e siamo belli. E seguiteci sui social, così vi informiamo anche di tutte le puntate che escono, gli argomenti, gli ospiti che abbiamo. Anche mettete i like e condividete sia il YouTube che i social. Mi raccomando. Ecco, dopo questa primo pippone, diciamo così, abbiamo iniziato questa settimana parlandovi di una zona dell'Umbria, Ferentillo. Il cuore arrampicatorio dell'Umbria, la zona la Valnerina. Ferentillo, Valnerina già? Sì, è Valnerina. È Valnerina. Abbiamo parlato già con Andrea Di Bari nella scorsa puntata, vi abbiamo presentato la falesia di Gabbio. Mi raccomando, andate a riascoltarla se non l'avete Ergabbio. Vista. Esatto. Ergabbio. E oggi siamo in compagnia di un altro ospite local che ci racconterà un'altra falesia di questa zona, anche in previsione della Ferentillo verticale che sarà nei prossimi giorni. Quindi vi diamo anche qualche spunto delle falesie che potete andare a certo, perché finita la gara, se farete la gara, quindi nelle falesie che sono preparate per la gara, potete anche andarvi a visitare un po' la zona se non siete proprio dei local, potete andare a visitare le altre falesie, allargare un pochino gli orizzonti, che è quello che diciamo continuamente. Ci sarà tra l'altro un numero di Up Climbing dedicato un po' a questo concetto, all'evoluzione delle falesie e al nuovo modo di vedere l'arrampicata con queste grandi masse di arrampicatori che arrivano. E una delle cose che diremo in questo numero sarà proprio andate, cercate di visitare il più possibile, di allargare gli orizzonti, perché così insomma sì perché posti ce n'è tanti e i posti più affollati forse vale la pena lasciarli così ai neofiti, a chi ci va per la prima volta. Quindi allarghiamo gli orizzonti, non solo il Gabbio che è una delle falesie principali di Ferentillo, ma anche uscire un attimino dalla zona centrale. E per farlo oggi siamo in compagnia di Claudio Giorgi, che è già qui collegato. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ciao Silvia, ciao Roberto. Bentornato su Climbing Radio, ti abbiamo già intervistato qualche tempo fa, probabilmente solo in versione audio. Questa volta possiamo vederti di persona, diciamo così, e tu sei stato molto bravo, ti sei cambiato, ma in realtà sotto hai la tuta da lavoro. Beh sì, sto lavorando, quindi purtroppo mi sono cambiato un attimo il volo. Cosa fai di bello per chi non avesse seguito la precedente puntata e non lo sapesse? Guarda, nel mondo dell'arrampicata mi conoscono tutti come il meccanico, quindi è ovvio che faccio il meccanico, riparo le automobili e è da parecchi anni che faccio questo mestiere, forse anche troppi. Quindi sviti i dadi e i bulloni con le mani, con la morsa da arrampicatore. Mi alleno sempre, bravo, praticamente. Ma tu sei bravo che tieni i guanti, gli occhiali, tutti i vari dispositivi oppure... Sì e no, dai, dipende da quanta fretta mettono i clienti, via.
Sì. E anche da quanto, insomma, si valuta il rischio di volta in volta. C'è un po' sta mania, io non ce la faccio più, tutti sti caschi, sti guanti, ste scarpe, che oramai per fare qualunque cosa, per uscire in strada devi conoscere l'altezza del marciapiede per sapere se devi mettere, quale scarpa devi mettere per non essere sgridato o multato. È vero, è vero. È diventato tutto troppo, diciamo, via. Tutto troppo, veramente, veramente. E oggi parliamo con te, Claudio, di una falesia che, leggendo anche nella guida Umbria Rock, è un pochino snobbata, perché non è proprio nella posizione più idilliaca possibile, però invece merita di essere visitata, di essere scoperta per chi non la conosce. Dove ci troviamo? Che falesia è e dove siamo? Brava Silvia, praticamente allora è una falesia che si trova più o meno a circa un chilometro da Ferentillo, proseguendo lungo la Vannerina, no? E si trova su una curva dove c'è una tettoia, e si vede per forza perché è lungo la strada, quindi non puoi assolutamente sbagliare per trovarla. Come fa ad essere bistrattata una falesia che si trova lungo la strada? È il sogno di qualunque climb. L'avvicinamento è zero, praticamente. L'unica cosa, ecco, stando proprio sulla strada, diciamo che dalle parti nostre è un po' sfigata per il rumore delle macchine, delle motociclette quando passano, queste cose qua. Però, sinceramente, se passi sopra la tettoia, dove ci sono anche gli altri tiri, lì tutto questo rumore neanche dà fastidio. Ma poi diciamo che non è che la statale della Valnerina sia poi così frequentata, per quello che ho potuto vedere. No, non è proprio frequentatissima. Non è l'autostrada. Diciamo. No, assolutamente no. È una strada statale, quindi. È che siete un po' viziati, perché noi siamo abituati a Finale Ligure, dove scaliamo con l'autostrada sotto, e l'autostrada è un'autostrada vera, quelle veramente intasate ad ogni minuto, ad ogni secondo della giornata. Immagino che il rumore ce n'è parecchio così. Infatti. Però ecco, quello che dicevo è che purtroppo non ci vanno mai, ma ci vanno solamente quando piove, perché siccome è un po' strapiombante questo posto, quindi è riparato dalla pioggia, ci vanno solamente quando piove. Ed è sbagliato, perché la situazione lì, il grip, chiamiamolo così, c'è nelle condizioni quando le giornate sono belle. Quindi provare ad andarle a vedere quando è bello, vi trovate in una situazione molto diversa. È molto bella. Un po' come succede all'Arenauta. Come succede? Alla grotta dell'Arenauta, questo... Che ci si va solo quando piove. Ricordo che dicevano la stessa cosa su questo posto, sì. Perché poi, come dicevo, i tiri meritano, sono veramente belli là, cioè è un bel posto. E come possiamo vedere dalla mappa, per chi ci segue su YouTube poi la può vedere, oltre alla la Penna possiamo vedere che c'è anche un'altra fascia rocciosa, c'è un altro settore, insomma, non c'è un unico settore. C'è Penna Alta, dici? C'è la Penna Alta anche, sì, è una buona alternativa. Com'è questo settore rispetto alla Penna? Allora, la Penna Alta è stata chiudata in un secondo tempo. Ma lì devi camminare però, Penna Alta... No, dai, non tanto, però ecco, sono 10 minuti. La Penna passa, quello è sicuro. Come tiri non sono proprio belli, perché la roccia non è proprio bella come la parte bassa della Penna, capito? Quindi è poco conosciuta anche quello come posto. E a parte che i gradi devono essere una bastonata, perché vedo un 7D, un 7C, poi 3 punti di domanda, quindi... Sì, poi dopo sono progetti che neanche ci siamo più andati a provarli, neanche noi local, quindi magari sarà la scusa per poterli andare a vedere meglio, quello sì. Ok, quindi abbiamo due settori molto vicini, però quello che merita veramente, almeno per chi non è mai andato la prima volta, è quello più in basso, quello più comodo. Sì, il settore più basso. E che vi dico, lì ci sono dei tiri bellissimi, tipo che neanche di grado altissimo, che ne so, per esempio c'è l'Ubiccio Ripieno, ok, chiamato così, o magari è stato scritto il piccione ripieno, comunque quella lì è un 7B lungo, bellissimo, che merita, secondo me, su quel grado è anche tra i più belli che ci abbiamo in zona, diciamo, via. Poi c'è stata la, vicino a quella, un'altra via che si chiama Barcolica, che è un 7+, sono tutte e due entrambe molto belle. Poi c'è Ada Climbing, che anche quella è un 7B+, bellissimo.
Senti, bar Colica, Colica è il nome del bar, Colica. Vero? Sì. Ok. Il bar, che bar? Allora, io vi dico un po', lì sono stato aiutato da diversi personaggi, diciamo, via. Che ne so, alla climbing e drum è stata aiutata da Leonardo Di Mario. Mm-hmm. Ok. Poi dopo c'è Resistenza Tipica, che è l'8B, la via più bella che sta lì, anche la più dura, che arriva fino sopra in cima e esce fuori. Quelle vie che stanno sopra sono stupende, veramente belle. Quelle, per esempio, allora, Resistenza Tipica, Barcolica, Lupiccio Ripieno, questa era l'aiutata, l'avrete già sentito nelle edizioni precedenti, Roberto Fantozzi. Certo, sì. Ok, sì. Poi dopo c'è Ciccio Bello, questa era l'aiutata Rolando Lacker, questa è un 7C+, anche questo bellissimo, che merita anche questo. Senti, ma le hanno chiodate tutte nelle giornate di pioggia queste? Bella domanda, lo sai, non lo so, sono sincero. Perché tutta sta gente, tutti questi nomi che vanno qui a chiodare un tiro, dico, boh, magari hanno... Ma persino Manolo ha chiodato una via lì, si chiama Gaudì, un 7C, molto bello anche questo. Incredibile, ma perché poi i tiri non sono tantissimi, sono 30 tiri, quindi tutta sta gente che ha chiodato, veramente sembra quasi una raccolta. Corale. Come sì. Un lavoro corale. Sì, o una raccolta di personaggi, che ognuno ha... Ascolta, qui sì. Poi, come possiamo vedere anche dall'immagine che andrà su YouTube, la falesia è divisa in parti diverse a seconda della struttura della parete. Riesci a descriverci un pochino com'è questa parete? Questa parete c'era, allora ci sono alcune vie proprio sotto la tettoia, partono da sotto la tettoia, altre vie invece bisogna andare la parte sinistra e uscire dalla tettoia, ma sempre avvicinamento zero parliamo, e mentre invece altre vie bisogna salire sopra la tettoia e partono da sopra la tettoia. Ok. Ma la tettoia sono quelle tettoie in cemento tutto. Che coprono dalla frana la strada, giusto? Sì, quello è solo per un discorso di sicurezza per le frane, ma sinceramente io ci sono stato diverse volte e non ho mai visto niente di nuovo, cose molto molto storiche. Sì. Insomma, è tutto in funzione di questa tettoia. Sì. No, era solo per dire che non è che devi camminare su una tettoia di lamiera, voglio dire. È una bella base di cemento comoda. Di cemento che si sta sgretolando marcio o in no, stato? No, ok. Non è sicuro. Sì. Non è di cemento, è di metallo. Ok, bene, ottimo, ci fa piacere. Ascolta, ci par di capire che tu in realtà non sei tanto un chiodatore, anche se... Te lo chiediamo se per caso hai piantato anche tu qualche spit in questa falesia, ma più no. un climber che sì, io, diciamo, frequenta. Questa falesia la conosco bene perché le ho fatte un po' tutte quante queste vie, proprio perché sono belle, meritano. Però chiodato no. Però c'è la possibilità, forse chissà, un domani ci uscirebbe qualcosa in più. Stavamo valutando questa cosa con altri amici, ma vediamo, chissà. Tu in generale chiodi, è una cosa che ti no, piace, guarda, o scali e basta? Allora, per ora scali e basta, perché un po' il lavoro, non ho tanto tempo, un po' perché ancora vedo che riesco a divertirmi bene, poi chissà, invecchiando può darsi pure che inizierò a chiodare, anche perché farò più esperienza ancora, no? Chissà. Certo. Poi qualcosa ho chiodato, però niente di entusiasmante, diciamo, via. Certo. Poi voglio dire, io se fossi interamente un tiro qui ce lo piazzerei in mezzo a tutti questi nomi, Sì. Perché è proprio la falesia giusta per metterci un tiro giusto, dire ci sono anch'io. Proprio... Sì, tra Manolo, Larker, così ti metti, certo. Metti il tuo tiro. E qual è il tiro su cui vi scaldate? Perché qui insomma i gradi sono abbastanza, abbastanza severi, sì. No, beh, in realtà sono anche dei 5, ci sono dei 5. Sì, di fuori ci sono delle vie più facili, però non ci andiamo quasi mai. Di solito rimaniamo sotto la tettoia, dove praticamente c'è un 6C che non è neanche durissimo, è chiamato escluso dal giro. Uh-huh. Ok, ci si scalda con quello, non è durissimo, è una via di riscaldamento. Poi c'è un altro 6C+, si chiama canna spezzata,
E dopo da lì si inizia, a seconda dei progetti uno ha, ci sono parecchie vie. Secondo me, ecco, se posso dire, le vie più belle ci stanno, ecco, come dicevo, Lupiccio Ripieno, poi dopo c'è sta Ciccio Bello, vabbè, Resistenza Epica è indimenticabile, poi Ada Climbing, e poi dopo c'è sta, come si chiama quell'altro, Dio, La Creatura, poi Ho Azzardato Troppo, insomma, via, queste sono le vie più belle che sono lì, Gaudì, anche Gaudì è molto bella. Tutte belle sono, tutte belle. No, queste che ho detto, secondo me, guarda, tanto se venite poi, magari per provarle, venite a vederle, perché sono veramente belli, di riguardo, certo. Meritano. Certo. Ma la roccia pure è buona, è calcarea come la maggior parte della zona. Senti, non sono tiri lunghissimi, è un'arrampicata più boulderosa che di resistenza, a parte appunto resistenza tipica, che sono 30 metri di tiro e senza nome che è di fianco. Gli altri sono tutti tiri intorno ai 15-20 metri. Sì, sono sui 20, 18 metri, 15, siamo lì, diciamo, via. Quelle sopra no, quelle sopra sono un pochino più lunghe, perché c'è un primo tiro che è Ciccio Bello, primo tiro, che sarebbe, mi sembra, un 6 a più. Poi dopo da lì partono tutte quelle altre. Ok, quindi insomma brevi sezioni molto intense. Sì. Tacche, molto canne, bello. Cosa c'è? Canne, tacche, sì, svasi. Posto da ginocchiera? Eh sì, la parte sopra soprattutto. È strapiombante, non c'è male. Bene, vista da sotto fa un po' impressione, perché va a finire, se la guardi bene va a finire proprio sopra la vettoia. Ma sai che mi viene voglia di farci qualche tiro? Magari il primo giorno saremo un po' presto, prima di montare, magari un salto ce lo faccio. Ecco, ci siamo già incastrati. Sì. Ma le hai ripetute proprio tutte? Non hai più nessun progetto in questa falesia, Claudio? O no, c'è qualcosa che... No, le hai fatte tutte? No, le ho fatte tutte tranne una, perché si sono rotte delle prese e non è più tanto fattibile, diciamo, però chissà, magari perdendoci, perché è un blocco, è come se stai facendo boulder, è proprio un blocco e si sono rotte delle cannette e non è più come prima, diciamo. Come si chiama sto tiro? Questo qui si chiama, allora, mi sembra dramma. Sta vicino a... come si chiama? Un 7 c'è più. Singolo esplosivo su piccola presa di dita. A sinistra ti ho azzardato troppo. Ok, sì. Dramma. No, te lo chiedo prima che vado lì, magari ho tempo giusto di provare un tiro, mi metto sul tiro sbagliato e piango tutto il giorno. No. Guarda, recentemente è stato chiudato un'altra via da un amico e sarà sul 6A più, 6B, proprio lì sotto. Quindi tanti anche quella usano come riscaldamento. Okay, bene. Okay. Bello. Bene, sì, direi che un salto. Io Falesia per chi scala intorno al 7. Grado 7. Non è durissima, ma non è neanche una falesia, diciamo, per principianti. È una falesia per la maggior parte della gente. E chiama strapiombo. Sì. Giusto, strapiombo. Piombo, sì. E ha un'altra caratteristica che potrebbe tornare utile anche durante i giorni del Ferentino Verticale, dato che l'anno scorso avevamo sperimentato un caldo micidiale, è esposta a est, quindi in qualche modo, se qualcuno volesse fuggire dal sole, almeno il pomeriggio va in ombra, sì. Può trovare un po' di frescura. Sì. Senti, parcheggio è facile, a parte che un chilometro magari ci si arriva anche a piedi dalle paese. Altre falese, però c'è parcheggio qua. Allora, il parcheggio non è, prima era un pochino comodo, poi adesso quelli dell'ANAS hanno messo i guardrail e hanno chiuso un po' tutto quanto, quindi diciamo sarà a 100 metri poco più avanti dalla vettoia, quindi bisogna, venendo sempre da Ferentino, diciamo, bisogna fare 100 metri in più dalla vettoia e si trova un parcheggio lì sulla destra. Ok. E non è lontanissimo, però lì proprio non si vede, se no. Bene. Non so se vuoi fare qualche altra domanda proprio sulla falesia, Roberto? No, direi di no. Base comoda, lo si vede dalla... Sì.
dal disegno della parete. Invece per quanto riguarda il festival, quest'anno non potrai scalare, mi dicevi prima fuori onda, sei stato incastrato. Quest'anno no, quest'anno gli do una mano, Andrea mi ha chiesto se gli davo una mano e glielo do volentieri perché sono contento di dargli una mano, quindi non posso partecipare. Saranno contenti gli altri partecipanti alla gara, perché dato che l'anno scorso hai vinto hanno... mi ricordo che tu sei un macinatore di tiri, eh? Sei uno che veramente non ha limite quantitativo, magari sì, oltre un certo grado ti fermi, ma quantitativamente, se non ricordo male, sei una macchina da guerra proprio. Quanti tiri riesci a fare al giorno? Come, scusa, quanti tiri riesci a fare al giorno? Ah, beh, dipende dal progetto che sto provando. Cioè, se vado a scalare per divertimento così, beh, 5-6 tiri li faccio sicuri. Vabbè, neanche tantissimi, pensavo di più. No, però ricordo che c'erano partecipanti come Calibani, c'erano anche i due autori della guida, Pepito e Monica, che anche loro sono dei falesisti accaniti, però l'hai spuntata tu alla fine. Era veramente caldo, è stata una battaglia contro il clima, diciamo. Okay. chi ha sopportato meglio il caldo più che altro, capito? Speriamo che quest'anno sia un po' più clemente. Senti, posso portarmi? Io ho un piccolo semaforino portatile, rosso. Posso portarlo e metterlo qui all'inizio della strada della Valnerina, così non passano macchine quando io scalo? Lo metto rosso, si può fare questa cosa, no? È regolare. Sì. Assolutamente. Bene. Va bene, dai Claudio, io direi che abbiamo raccontato per bene questa falesia che, da quel che abbiamo capito, merita una visita. Non so se vuoi dirci qualcosa prima che ci salutiamo. Niente, praticamente quello che dicevo prima, di andarci quando ci sono le condizioni, perché il grip cambia, andarci quando piove non è bellissimo. E vedrai che ti diverti, questo dico. Se hai il grado. Ne sono convinto. Senti, al festival il clima come sarà quest'anno? Ma io voglio essere... Che ti dico, secondo me sarà molto molto meglio dell'anno scorso. Perfetto. Speriamo. Adesso per esempio condizioni... Oggi piove, però 2-3 giorni fa si stava benissimo. Perfetto. Sono andato a provare un tiro lì a Trifonzo e... si stava veramente bene. Ottimo, benissimo, speriamo che sia così anche nei giorni del festival. D'accordo, allora grazie mille Claudio, speriamo di vederti su, quindi per tutti quelli che verranno al festival ci vediamo là. A presto allora. Tra ciao. Pochissimo. Ciao. Ciao, Claudio. Ciao Claudio, buon lavoro. Ciao Silvia, ciao Roberto, grazie. Ciao. Bene, bello, siamo bello spunto. Arrivati quindi al termine di questa puntata. Mi sto sudando le mani, voglio andare a provare qualche tiro. Dovrai trovare qualche assicuratore, chi mai sarà. Niente. Ah, bene, grande, sì. Aveva, ci avevo anche già pensato, ti conto, perlomeno come guida, no? Come assicuratore mi fido anche di Silvia, ci mancherebbe altro, però come guida. Anche come rapporto di peso, ecco, anche, diciamo. Sì, infatti il problema di scalare con... Beh, ma io sono leggerissimo, magari. Va bene, allora ci ritroviamo quindi su Climbing Radio per le prossime puntate nei prossimi giorni. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Climbing Spot, collegamenti in corda doppia con i luoghi in cui l'arrampicata è di casa.